Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi sto portando un proviamolo di un titolo per iOS oppure per TapTap che si chiama Flash Party. Flash Party, come potete vedere, titolo simil Super Smash Bros. Melee, Ultimate, quello che volete, free to play, con ovviamente delle in-game purchases, quindi potete comprare in gioco, per appunto per dispositivi mobili. È la prima volta che lo vedo, abbiamo diversi tipi di eroi, come potete vedere, che possiamo selezionare e acquistare tramite lo Star Pass o le monetine. Abbiamo diversi anche costumi che possiamo sbloccare. I costumi questi sono, penso, per le piattaforme con le quali arriviamo, oppure le piattaforme, come si dicono, le estetiche di quando spediamo qualcuno in orbita, e le varie emoji. Per chi non sapesse come funziona Smash Bros, vi faccio ora un riassunto veloce nel momento in cui riusciamo a entrare in matchmaking. Ok, la prima partita che faccio, ovviamente sono novizio, quindi ho il personaggio base che mi viene dato, e come vedete, beh, graficamente a livello tecnico è fatto da Dio. Non so come saranno le combo, ma ok, qua posso utilizzare, come potete vedere, tasto attacca, poi posso andare in difesa, che faccio chiaramente lo scudo come lo abbiamo in Smash. Io posso saltare con il simbolo dell'ala, poi invece con la stellina faccio stellina giù, stellina su, stellina da, è come Smash, faccio le varie mosse, che ricorda un po' quella di Mario, quella di Mario col mantello. L'obiettivo qual è? Quello di infliggere più danni possibile al nostro nemico, che ora chiaramente è tutorial, è un bot, e riuscire poi a spedirlo in base alla percentuale. Più alta la percentuale, più possibilità ci sono di spedirlo fuori dal ring. Ora io stavo cercando di fare... Ah ok, possiamo tenere premuto e dare il colpo più forte. Se teniamo premuto abbiamo anche le abilità più forti. Sì, no, è fatto... Oddio, senza controller, io qua ho bisogno di un controller. Ma ora lo sto giocando appunto con i diti. Però sembra... Ah no, sono caduto. Sembra però carino da matti. Cioè non mi aspettavo un gioco fatto così, così simile veramente a Smash per telefono. È una cosa che mi stupisce parecchio. Ok, l'abbiamo tirato fuori tre volte. Vedete che alle tre stelline, se tu cadi fuori tre volte dallo schermo, hai perso. Avete il replay e abbiamo vinto. Una volta completato il primo, io spero di avere la possibilità di ottenere... Ah, vedete, abbiamo l'1v1 Extended oppure la Battle. Il bello di questo gioco è che si può fare tendenzialmente su Smash, siamo 4 contro 4. Abbiamo uno scrigno, apriamo lo scrigno, ci viene dato un altro energia per Sivi. Ecco, io non ho capito ancora come funzionino... Ah, possiamo sviluppare i livelli, quindi possiamo aumentare i livelli del nostro personaggio. È una cosa che mi sfugge. Party announced, beware of the Rex. Beh, controller guide, qua ti spiega come... Si potrà sicuramente matchare il controller, ragazzi, sono abbastanza sicuro. Qua ci danno un altro scrigno, ci danno un altro lui, che però non arriva a 20, purtroppo. Claim all. E fammi vedere un attimo le impostazioni. Allora, questi sono i controlli. Controller mode, classic input. Ok, possiamo utilizzare il controller. Potete matchare tranquillamente il controller... controllo wireless. Io recentemente avevo giocato col controllo della PS5, l'avevo tranquillamente matchato e credo che sì. Ora io posso anche provare, però non vorrei fare un disastro. Ok, questo è il classic input, vediamo se si riesce. No, perché mi accende la PlayStation 5. Niente, lasciate perdere. Poi il pairing lo vedremo in un altro momento, nel caso. Risoluzione alta, io lo gioco su un iPhone 11. Il linguaggio, la lingua è in inglese, non lo avete in italiano. Il network optimization, possiamo metterlo e block emoji, ma è una cosa che noi non faremo. Vinci un match per ottenere un nuovo eroe. Andiamo in battaglia. E vediamo che dovrebbe esserci a un certo punto la modalità, quella... Con più persone, che è un po' quella che vado un po'. Ok, siamo contro un altro. Finalmente non siamo contro un bot, ma siamo contro una persona vera. 19 ms non è male. Abbiamo gli fps in alto a destra, siamo a 59 fps, che ovviamente è già arrivata e mi ha spaccato in due. Ok, prepari. Ah, devo abituarmi. Volevo fare... Madonna, c'ho il cervello che mi dice, il cervello che mi sta dicendo vai, fai su Smash, ma non riesco perché sono girato dalla parte sbagliata. Ok,
Proviamo con le prese. No, non riesco. Ok. Cerchiamo di stare all'occhio. Ok, questo è venuto bene. Via. Oh, ho sbagliato i calcoli. Ce l'avevo. Ok. È molto semplificato in alcune situazioni. Però, boom, la prima l'ho spedita in orbita, vai. Ci sono. No, schiaccia. Ecco qua. Il problema è che misso brutalmente i tasti adesso. Quindi rischio veramente di essere spedito ora in orbita facilmente. Però qua aggredisco. No, ho sbagliato. Aia. Ok, ci sono arrivato. Ok, in alto di nuovo. Solo che mi si è girato dall'altro lato. Boom, ecco il pugno. Prepariamoci a un pugno in alto. Ah, e qua rischio, qua rischio forte. Abbiamo il doppio salto che ci permette di andare fuori dai guai. Ecco, lei deve stare attenta quando salta, perché lui ha veramente una mossa fortissima in in aereo dall'up. Ma anche qua, ora sto un po' lemerando, È che ho il terrore di mettermi lì e provare a scacciarla mentre sta cercando di rientrare in arena, ma non ho il controllo. È evidente che io non abbia il controllo per fare sta cosa qua. È più probabile che vada fuori io rispetto al risultato. Ok. No. Però è caduta anche lei. Volevo fare su, ma non sono riuscito a salire. Ok, ne abbiamo vinta una. Abbiamo preso 30 event rewards. OK. Comunque l'ambientazione è davvero carina. Dovrei aver sbloccato lei adesso. Ho sbloccato lei come nuovo eroe giocabile. Rebellious Girl. Lei attacca velocemente e sembra utilizzare i calci. Ma nel momento in cui io ho le monete, vado su Heroes, posso selezionare lei come eroe. Adesso io ho lei. Ma se io volessi sbloccare... Perché dice 100 stars to get. E io non ne ho 100, quello è il problema. E non ho ancora capito a che cosa servono i livelli. Questo è male. Vinci 3 match per sbloccare una nuova modalità. Ok. Party announce. Ma se io vado qua, ad esempio. No, queste sono, vabbè, le cose dei daily premium, degli store. Sono le monete. Quindi, comunque, l'in-game value. Ma se io, tipo, provassi a fare a matchmaking mode, training mode. Proviamo a fare un incontro con lei. Vediamo lei che caratteristiche ha. E se vinco anche questa, poi possiamo andare a vedere la nuova modalità, io mi immagino. Perché c'è il simbolo delle primogem? C'è una roba che sembrano primogem. Ok, siamo contro questa che ha la testa a mela e sembra uscita la ninjala. Però l'ambientazione è figa, guardatela in fondo. L'ambientazione è molto figa. Io non conosco questo personaggio, non so che cosa fa. Ok, così fa un calcio. Mi ricorda un po' Samus Zero Suit, se avete presente. Comunque qua ci saranno, sono sprecate le similitudini. Aia. Ok, quindi possiamo fare il recupero se teniamo premuto. Ok. E lei, questo personaggio, questo con la testa mela, è il primo personaggio, diciamo, sword. Quindi, che utilizza delle armi. Bella questa! Questa ho fatto una figata. Che utilizza delle armi e avremo, appunto, personaggi che utilizzano i pugni. Personaggi che invece saranno più incentrati sull'utilizzo delle loro armi. Non so se come in Smash ci sono dei personaggi che avranno anche una differenziazione in base al peso. Quindi, comunque io credo di essere ancora nel tutorial, sapete. Ho questa sensazione perché c'è il simbolino. Esatto, c'è il simbolino che ti dice cosa devo fare. Quindi, se prima mi ero illuso di essere bravo e di essere forte perché stavo combattendo contro qualcuno, in verità era tutta... Mi sono salvato, era tutta una palla. Vabbè, ci ho provato. Ok. Lei ha un sacco di combo. Vai col calcio rotante. Proviamo. Non riesco a tenere premuto sulla sua abilità. Ho rischiato tantissimo. Lei non fa tanti danni. Cioè, rispetto all'altro personaggio, che secondo me era più incisivo sui danni, lei è più veloce. Ma per quanto riguarda i danni, forse siamo un pochettino indietro. Che però è uno stile di gioco. Uno può chiaramente preferire uno stile di gioco di questo tipo. Ok, prendiamo la presa. Io non l'avevo mai provata la presa. Boom, teniamo un po' premuta la smash. Ok. Non riesco a fare la smash alta con lei. Non so neanche se è fattibile la smash alta.
Ok, bello sto calcio qua. Ok, boom. Vediamo se riusciamo. Oh, sbagliato. Ok. Bella, così. Boom. È sparita. Andate in orbita, non ancora. Ora va in orbita. Ciao. E lo smash. Quando fate abbastanza danno da mandarla una percentuale così alta e poi fate una smash caricata, quindi tenete premuto la direzione più il tasto, è tendenzialmente 100% che questo vada in orbita. Dovremmo aver sbloccato questo personaggio a questo punto. Flash party? Ma che belle le animazioni! La donnola! Ma che carino! 80 su 100. Seleziono questo e abbiamo sbloccato forse degli scrigni che al loro interno ci danno Mikko. Ma è un personaggio? È un nuovo eroe. C'è lo snowboard. Ok, un'altra tina, altra energia per lui che possiamo upgradare. Adesso abbiamo siamo arrivati a un punto che ci permette di fare un upgrade. Ok, abbiamo anche delle missioni che non abbiamo ancora sbloccato e possiamo fare degli acquisti. Se ora noi andiamo in eroi, possiamo andare su di lui, possiamo fare upgrade. Cosa si può upgradare? No, questo non mi piace però. No, tutti dovrebbero avere la possibilità di fare gli stessi danni. Se io faccio l'upgrade del personaggio, questo mi fa più danni adesso. Gli sono aumentate le percentuali. Ecco, questa è una cosa che non mi piace tanto, purtroppo. Perché se noi troviamo altre batterie di energia, possiamo potenziare un personaggio. Però io mi auguro che a questo punto il matchmaking che tu vai a fare con questi personaggi siano di uguale forza. Perché a quel punto, intanto io apro cose. Ah, qua sono solo i premium, ok. Perché a quel punto io purtroppo rimango fregato. E se ho un personaggio che fa meno danno, rimango fuori dai discorsi. Cioè, non riesco a fare lo stesso modo. Vediamo un attimino cosa fa questo Yeti. Perché sembra essere un personaggio un po' più pesante rispetto agli altri. Se questo personaggio magari è più resistente agli sbalzi, è più pesante, quindi con una percentuale più alta è più difficile da tirar fuori. Vediamo un attimo anche il moveset. Ok. Oh mamma mia, Yoshi. Oh mamma mia, Yoshi. Ha il moveset di Donkey Kong ed è Yoshi. Oh signore, è Yoshi e Donkey Kong insieme. Mamma mia. No, ma oddio, questa ma è di Donkey. Nintendo sarà incazzata nera, Nintendo. Io se fossi in Nintendo sarei matto. Ok. Stavo accumulando cosa? Non si sa. Se fossi in Nintendo io impazzirei per sta roba qua. Cado male e mi salvo però. Attenzione, sono riuscito a salvarmi. Se fossi in Nintendo, quanto... Charge KO opponents, quindi charge, chargiamo. Ah, ok. Ok, di più chargio. No, ero quasi carico del tutto. Qua, sono andato giù io. Ok, è un po' più complicato da giocare questo. Guardando che poi io non sono un super fan né del moveset di Donkey. Ok, la stellina che si illumina. L'ho fatto troppo presto, aveva l'invincibilità, non ce l'ho fatta. Ok. No, questo è sbagliato. Ah, è figa l'idea dello snowboard. Ok, ero quasi carico a bestia. Dai che mi carico a bestia, proviamo. Ok. No, devo riuscire a tirare la stellina. Vabbè, allora, a livello di danni fa molto più danno rispetto agli altri due personaggi che abbiamo visto finora, Cioè, ha proprio più forza. Papam! Ah, pensavo facesse molto di più il colpo con la stellina. Però non so quanto io ho tolto. Mi sa che io ho fatto comunque un botto di danno. Ok, è forte, perché è forte. Va bene il moveset di Donkey Kong unito alla Yoshi. Però è da studiarselo un pochettino di più. Perché ad esempio io questi eroi qua che mi dice con 100 stars. Ma io non ce li ho 100 stars. Qua ho try, non lo posso sbloccare? Abbiamo diversi costumi. Che peccato. Cioè almeno non ho capito locked. Non ho capito come si sblocchi, perché io ho le stelline. Ce le ho. Abbiamo un'altra chest.
Ah, ma stars, probabilmente io quelli sono coins. Sto sbagliando. Qua mi dà ancora potenziamenti sia per Tina sia per lui, per Sivi. E siamo avanti. E possiamo andare avanti per arrivare al next target, che è la modalità 2 vs 2. Poi ci daranno un new hero. E poi le party mission. E poi la modalità brawl. La modalità brawl, che è quella che probabilmente tutti aspettiamo e che più siamo interessati, ovvero quella 4 contro 4, che è la parte un pochettino più figa. Vi dico la verità, è molto interessante. Cioè, per essere free to play e per uno che magari non ha la Switch e vuole giocarlo da telefono e vuole giocare anche lui a Smash, al di là di Brawlhalla e tutti gli altri titoli che comunque ci sono, che saltano fuori, lo sappiamo, questo sembra molto molto carino. Molto molto carino. Io, ragazzi, vi invito a provarlo nel caso vi interessi, a dirmi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Vi invito a iscrivervi, oltretutto a lasciarmi un like e seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live tutti i giorni alle 21, sabato, ora ultimamente non sto andando, ma bene o male sono live tutti i giorni. Vi ricordo inoltre che vado live e vi do le informazioni su Instagram, vi faccio la storia, su qua la tab community di YouTube vi lascio la tab community col link, perché Twitch non manda le notifiche, quindi bene o male sapete sempre che verso le 21 di ogni giorno potete gravitare sul mio canale, che sono live. Detto questo, vi ringrazio, vi auguro una buona serata. United States of Zerga, ciao belli.